Voilà, quindi adesso ci abbiamo ad ascoltare Filippo per le sue conclusioni. Faccio io la parentesi sulla Tetra Pak. Assolutamente non sarei in grado di fare. Allora, il caso Tetra Pak è uno dei casi invece che io ho studiato per poter poi costruire il modello per la mia azienda. Anche la mia azienda non è un'azienda di metalmeccanica che costruisce impianti complessi di segnalamento ferroviario. Poi è vero che nel nostro caso la parte di produzione è molto limitata ed è molto invece più pesante la parte di progettazione e di progettazione e gestione progetti e nuovi sviluppi. Qui sono quasi tutti ingegneri, quindi molto focalizzato sull'attività di progettazione. E quello che è stato fatto in Tetra Pak, che stiamo facendo anche noi qua a Bologna, è quello di capire prima di tutto di segmentare la popolazione dentro l'azienda, cioè di capire se tutti o solamente alcuni gruppi possono partecipare o no. Nel senso che è evidente che se una persona deve montare una macchina tutti i giorni è impossibile che possa farlo a distanza. Quello che invece stiamo vedendo è che quasi tutte, nella mia azienda, quasi tutte le persone possono organizzare la propria attività lavorativa per ritagliarsi almeno un giorno alla settimana, ogni due settimane per lavorare da remoto, il che significa che magari sì, io devo fare il manuale per quella data macchina, però raccolgo tutte le mie informazioni, eccetera, e poi quel giorno mi organizzo perché da casa magari scrivo il manuale, lascio i punti aperti che chiudo il giorno dopo e poi magari faccio tutte le RDA SAP perché devo farle. Piuttosto che, ok, devo fare le verifiche, faccio la verifica, validazione e mi servono le macchine, i cloni, perfetto, le faccio, ma quando devo scrivere il report lo faccio da casa perché tanto tutta l'attività l'ho già fatta. Quindi anche per quelle attività che a volte sembra impossibile, le aziende, i direttori del personale ci aiutano in questo, vanno a ridisegnare anche la suddivisione delle attività tra le persone per garantire a tutti di avere almeno uno o due giorni al mese per fare. Non è detto che tutte le settimane tu lo possa fare, neanche nel nostro caso, che siamo come dire, manager, possiamo farlo tutte le settimane perché magari devi incontrare il fornitore, devi incontrare il consulente, non puoi stare a casa. Benissimo, poi è anche vero che molte aziende, noi già adesso viviamo in conference call, perché noi abbiamo una parte di ingegneria a Bologna, un'altra parte a Bari, un'altra parte sta in India, a Bucarest, quindi noi stessi, Francia è la casa madre, quindi in realtà in certe aziende, non è dappertutto così, in certe aziende, compresa la Tetra Pak, dove c'erano molti project manager, molte persone che progettano, si progetta anche avendo un giorno alla settimana, che non è tanto se ci pensate, perché uno può essere anche in trasferta in un cantiere piuttosto che da un cliente, per cui di fatto non è poi così tanto nella vita di una persona, e se si mantiene questo tetto, è un tetto su cui alcuni di noi hanno molto lavorato, per me era fondamentale mantenerlo, poi estendibile a due giorni a settimana, ma non, per me non di più, per come la vedo io. Come vedete, adesso giustamente Alessandro mi ha fatto proiettare questa sua slide, quasi tutte le aziende si attestano massimo su uno o due giorni a settimana, non ci sono casi di aziende che decidono di mantenere le persone completamente libere, si cerca di guidarle, perché anche qua ricordo che uno può scegliere anche per tre mesi magari di fare tutte le settimane il giorno a casa e poi per il resto dell'anno io non parlo mai, cioè è assolutamente una scelta libera che poi viene concordata. Chiudo degli obiettivi, è importante il tema dell'obiettivo misurabile. Io lo dico adesso dalla mia esperienza, come alcuni colleghi che sono qua, quello che ti porta a lavorare 13 ore al giorno e stare lì fino a notte perché hai l'obiettivo, sono più gli obiettivi di medio lungo periodo, che sono quelli a cui sono collegati il premio di risultato piuttosto che gli incentivi, e che sono n.000 più di quelli che tu potresti fare, quindi devi lavorare n.000 ore in più. Ma quello che si sta cercando di fare con lo smart working, almeno nei nostri casi aziendali che ho visto, è quello di darti l'obiettivo per il giorno. Cioè io ti dico, ok, questa settimana vuoi lavorare a casa, devi fare 4 verbali. Quei 4 verbali in media ci vogliono 8 ore, va bene, ce ne metti 9, capita anche in ufficio di stare un'ora in più perché non hai finito. A casa dovresti avere meno interruzioni, e secondo me, ve lo dico, lo stress lavorativo lo viviamo nelle multinazionali anche quando vai in ufficio tutti i giorni. A casa l'idea mia, la mia speranza, lo dico perché domani che lo dichiamo, vi dico com'è andata, è quella che mentre in ufficio tu vorresti fare 8-9 ore e poi andare a casa, invece ti bloccano prima di uscire perché c'è la riunione urgente, eccetera. A casa a un certo punto hai fatto le tue 8-9 ore, 10 ore, hai finito il tuo lavoro, stacchi la connessione, è vero, c'è il telefonino perché ce l'abbiamo anche oggi, però è anche vero che forse
hai qualche speranza in più di farti 8-9 ore e non di essere già tenuto fino alle 10 di sera. Quindi il caso Tetra, che comunque l'hanno gestito in questo